Giuda. Porco Giuda. Ragazzi, buongiorno da Mirabilandia. Oggi passeremo metà giornata qui e metà giornata la passeremo a Mira Beach. No, no, aspetta, aspetta, Mira Beach è chiuso, cioè, che lo stai dicendo? Ma com'è chiuso? Certo. Vabbè, allora faremo il Desmo Race un sacco di volte, dai. Ok, novità 2021. Vabbè, benvenuti a Mirabilandia. Che ho, che mi ha regalato la Sara per il compleanno di Willy il Coyote e Beep Beep, che tra l'altro se lo giro al contrario c'è scritto Beep Beep. Ma dai, ma è bellissimo. Prima attrazione del giorno, High Speed. Tra l'altro c'è pieno di ragazzi, c'è un sacco di ragazzi oggi, godo da Dio. Non c'è nessuno, guarda, non c'è nessuno, amico, nessuno. Per terra hanno messo qua i distanziatori semplicemente fatti a righe, e la mascherina, mi raccomando, è obbligatoria nelle file. Tenetela sopra il naso che mi sgridano. Se abbiamo appena finito l'high speed, la coda è stata veramente lentissima. L'unica differenza che c'è dal normale ovviamente è che dovete igienizzarvi le mani prima di salire su ogni attrazione e tenere la mascherina sulle attrazioni, tranne nelle attrazioni quelle con l'acqua. Siamo sul Divertical, guardate che bella l'acqua che è, guarda! Sì, vi bagnate poco, vai tranquillo. No, ma non ci si bagna! Amici, sono fradicio! 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 Causa Covid, reset chiuso, monorotaia chiusa, Desmo Race ovviamente chiuso, ma non aprirà mai probabilmente. Chiusa anche la colazione, le tazze. Ragazzi, oggi ci accompagna Davide, devo fare bello di Parks and Fun. Oh, la pelata, mi riconosco. Mi raccomando, canale in descrizione. Se siete appassionati di parchi, andate a vedere il suo canale, perché amici, c'è tutto. Stava dicendo Davide che dentro la zona Ducati i simulatori quest'anno saranno gratuiti, giusto? Sembra così, stiamo andando a verificare. Però devi usare l'app, usare Code App, metterti in fila. Anche ma se basta con sta Code App. Ragazzi, ma quanto è bella sta Ducati! Porca vacca, guarda, se avessi i soldi, se vincessi il Super Enalotto, la prenderai subito. Ragazzi, queste qua, quelli più potenti, diciamo, costano 10 euro. Invece questi qua piccolini sono gratuiti. Allora ragazzi, abbiamo fatto il Desmo Race. Adesso mangiamo. Due bionde medie, fra due maionese. Nei ristoranti non cambia praticamente niente, cambia che alcuni posti non ci si può sedere e al tavolo vi danno questo che voi dovrete lasciare sul tavolo, così il personale sa che il tavolo è da sanificare. Perché a maggio prossimo è sold out, mi scrivi una mail. Grazie. Signori, abbiamo finito di mangiare, sono pienissimo. Abbiamo preso il caffè e adesso stiamo andando a fare un attimo il Rio Bravo. Tra l'altro, non vi ho filmato, ma abbiamo beccato Omar Martiniello, grandissimo. Gli ho detto grazie del consiglio delle scarpe delle Salomon. Sono sempre quello che rimane asciutto, com'è possibile? Sei fortunato, eh? C'è stato un periodo che mi bagnavo sempre solo io, adesso è il contrario. Ma dai, oh! No! Ma sei scemo! No! Dai! Ma guarda! Ma secondo te? Se non basta adesso, l'ho fatta! Avevo il tempo di fare mia gara, di asciugarci anche. Porco Giuda! Non ci si bagna, tranquilli. Ma poi non sei bagnato. Abbiamo appena finito di fare Rio Bravo e Eldorado Falls dopo aver mangiato, e non vi nascondo che puzzo di marcio.
Cioè sono talmente bagnato che puzzo di marcio. È vero che puzzo di marcio? Non è vero. Eh no. E adesso dobbiamo andare a Stunt City, che tra l'altro adesso si chiama Hot Wheel City, perché sono le 3 e oggi, dato che c'è poca gente, lo spettacolo lo fanno solo alle 3 e noi non ce lo vogliamo assolutamente perdere, anche perché secondo me questo qua è uno degli stunt spettacoli più belli d'Italia. Detto, cioè questo show è una figata. Ormai non c'è più l'asfalto dove fanno lo show, ci sono solo praticamente l'asfalto è gomma. Non so se l'avete visto nelle riprese, c'è l'asfalto che è nero. Comunque per me è uno dei migliori show d'Italia, ve lo dico. Ragazzi, comunque alla fine abbiamo perso un'altra mezz'oretta a fare per la seconda volta l'high speed. Adesso stiamo cercando di andare verso le torri e ormai si è fatta una certa, e con il mio bellissimo cappello di Willy il Coyote. Oh, mamma mia, guarda, sembro Dio. Guarda. Hai visto? Non ti vedo. Vabbè, allora lo vedrai sul video, eh. Comunque stavo dicendo, ormai mancano 5 minuti alla chiusura del parco, quindi noi dobbiamo sloggiare. Vi volevo dire che questo sarà praticamente l'ultimo video dei parchi di quest'estate, perché dalla settimana prossima noi partiremo per le nostre vacanze, quindi non so con quale cadenza arriveranno i video delle vacanze, se arriveranno una settimana, due settimane, quanti video farò durante le nostre vacanze, però questo lo scopriremo solo vivendo. E detto questo, preparatevi perché arriveranno un sacco di video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!